Mappa? Ah, sospensioni hard, vai. Il quattro cilindri. Eh sì, è uno dei quattro cilindri più amati di sempre, quello Suzuki 1000 o 999 in realtà, che da tanti anni a questa parte è stato rivisto, rivoluzionato e utilizzato per tantissimi scopi. Arriva anche sulla GSX S1000 GX che stiamo provando grazie al dealer Topomoto, che a Napoli appunto è concessionario Suzuki, lo troverete al corso Vittorio Emanuele, e che dà la possibilità di provare davvero tutta la gamma Suzuki, perché da quest'anno, da marzo fino ad ottobre, ci saranno 4 o 5 moto a disposizione: il V-Strom 800, la GX 1000, il GSX 8R ed 8S, tra l'altro 8R che sarà oggetto del nostro prossimo test. Motociclette che sono a vostra disposizione in qualsiasi momento, quindi andate sul sito di Suzuki, prenotate la vostra prova, compilate il form e recatevi da Topomoto al corso Vittorio Emanuele con tutto l'equipaggiamento necessario per provare queste motociclette, che poi da ottobre saranno rivendute tranquillamente nel mercato dell'usato. Allora, grandi contenuti tecnici e elettronici per questa motocicletta, che arriva un po' a gamba tesa in questo segmento crossover sport tourer, dove ci sono un bel po' di scelte. E devo dire che da quello che ho apprezzato finora, Suzuki GSX S1000 GX può dire la sua. Prezzo lancio, oddio lancio, un prezzo che parte da 17.600 euro con due pacchetti Sporting e Touring, che possono arricchire la motocicletta con delle chicche tipo lo scarico, il cavalletto centrale, le valigie, insomma, per completare ancora di più questo carattere, questa indole da sportiva tourer, più sportiva che tourer in realtà. Naturalmente l'elemento più famoso è il 4 cilindri in linea 999 centimetri cubi, quello della famiglia R, che sulla GX arriva solo, tra virgolette, a 152 cavalli a 11.000 giri, mentre la coppia è dichiarata intorno ai 106 Nm a 9.250 giri minuto. Coppia che in effetti abbondante, ma in alto, però devo dire che l'erogazione, questo l'ho visto naturalmente, anche se conosciamo bene e conosco bene le caratteristiche di questo propulsore, l'erogazione, dicevo, è stata studiata in modo che anche ai bassi, anche con marce non necessariamente basse, abbiamo comunque una buona risposta. E prima in città di terza e di quarta riuscivo a uscire dal sottocoppia senza indecisione, il motore non fa la piega, ti porta ai valori di coppia che ti servono, e questo è un bene, perché in città e qui c'è qualche immagine con la mappa C, che è quella delle tre più morbida, diciamo così, abbiamo una risposta davvero docile. C'è anche l'assistenza, no? Tra tutta l'elettronica di Suzuki c'è proprio l'assistenza dell'aprisereno, che è associato proprio al livello di mappatura di questi riding mode. Con la mappa C, dicevo, riesce a gestire la moto in città davvero in maniera molto morbida. Se poi ci metti che hai la possibilità anche di andare a regolare il setting delle sospensioni, che è semiattivo, voglio ricordarlo e dirlo subito, perché hai il riding mode, hai tre riding mode, c'è la possibilità di avere innanzitutto una preimpostazione del sistema in base appunto al riding mode, quindi mappa più aperta e anteriore che si irrigidisce su tre livelli, abbiamo hard, medium e soft.
Ma la cosa interessante è che con l'opzione utente scegliamo il nostro riding mode per la mappa, quindi A, B e C, e poi andiamo a variare tutti i parametri: controllo in trazione, sospensione anteriore su 3 appunto livelli, e anche il precarico della mola posteriore se siamo da soli col passeggero o con le valigie. Quindi davvero tanta elettronica che si va ad associare già al pacchetto completo che Suzuki offre già da un po' di stagioni su tutti i modelli, che riguardano appunto l'assistenza della partenza, l'antimpennata. Abbiamo anche il cambio quick shift che si può disinserire, naturalmente cambio sia in avanti che in scalata. Tutta l'elettronica che c'è a disposizione in casa Suzuki è stata messa sulla crossover, che a questo punto diventa un po' l'ammiraglia, no? Di questa gamma 2024. Senti come urla. Quando poi alzi il ritmo si dimentica di essere una crossover e torna a quelle che sono le sue origini, e cioè un motore con un pacchetto telaio dedicato, ma sempre motore sportivo. È proviamo un po' a scaldare le Dunlop Sport Max, che restano degli pneumatici che non amo particolarmente, devi molto scaldarli. Scelta 190-50 per il posteriore, però devo dire maneggevolezza ce n'è, è una mescola più duratura probabilmente, si è pensato che di serie potessero offrire maggiore resa chilometrica. Allora, nonostante l'asfalto un po' indeciso di prima e un setting di base che abbiamo voluto rigido sull'anteriore, devo dire che comunque c'è una buona velocità di assorbimento delle asperità. Infatti devo dire che la forcella non è mai proprio esclusivamente rigida, a me piace in questa versione, diciamo più hard, però non è proprio hard come ci si aspetta su una motocicletta sportiva. Naturalmente deve darti sempre anche un po' di comfort, perché poi è sempre difficile scegliere tra qual è il livello giusto per ogni utente. Perdita per un attimo del posteriore, è intervenuto il traction control, perché qui abbiamo le strisce pedonali che sono fatte praticamente con l'olio. Sì, meno male che avevamo il nostro traction control sul livello 4 in questa circostanza, che ci ha aiutato, ci ha chiuso per un attimo il gas e non ci ha fatto perdere aderenza. Vedete qua com'è pericoloso. Io non capisco perché vengono autobus così lunghi su questi tratti. Boh. Allora, c'è un comportamento sornione, devo dire, tra i 3.000 e i 5.000 giri. Adesso di qua. No, dai. Diciamo subito che l'erogazione è sempre lineare. Certo, è un 4 cilindri votato e con una coppia che gira alta, però puoi pensare di avere la risposta che hai su una moto sportiva. È giusta, non metterà in crisi quelli che la scelgono per fare tanti chilometri e per utilizzarla come una sport tourer, più tourer che sport, ma comunque buttando giù due marce e con un setting in base più rigido ti puoi divertire anche in un passo del genere, perché poi l'interasse non è molto lungo, la moto è molto maneggevole e mi ha dato anche una bella stabilità prima sul veloce in autostrada. Velocissima a cambiare direzione, si mette in piega, la tiri fuori. Il cambio è veramente un elemento di forza di questo pacchetto. Cortissimo, precisissimo, non ha contrasti, burrosissimo e bello. Qua che è olio, che è qua a terra, mamma mia. Allora, è ovvio che questa andatura ci voleva forse una frenata un po' più decisa? C'è, però è spugnosetta della prima
parte della leva e poi attacca e ha un mordente, però insomma è tutto misurato, diciamo, al comportamento e alle caratteristiche ciclistiche della moto, anche perché non è un progetto dedicato proprio a questo utilizzo. Però vedi di quarta come ero quasi fermo nella curva senza neanche bisogno di utilizzare il cambio come sto facendo io. Hai la progressione giusta per uscire da questi tornantini, da queste curve, anche con marce alte senza problemi. Qua siamo arrivati a 60-50 all'ora di quarta, vedi, e riprendi. È progressivo anche nel portarti dal sottocoppia in coppia. Questa è una bella caratteristica, devo dire, di questo motore. Mi piace tanto. Perché lo fa con morbidezza e nello stesso tempo anche con quel pizzico di rabbia e cattiveria che ha. Non essendo né carne né pesce, no? Non è né sportiva né tourer, è al centro una sorta di, che ne so, ibrida, diciamo così, fra i due segmenti. Deve avere la possibilità di darti un po' tutte e due le cose. Lo fa la nostra Suzuki GSX-S GX1000, che poi un po' cacofonico il nome di questa moto, però magari si poteva trovare un nome un po' più dedicato, senza tutte queste sigle. Dicevo, la GX1000 ha queste caratteristiche, si è lavorato molto bene. Del resto avevo già visto sulla Katana, e la Katana ha già un po' di queste caratteristiche, però qui siamo andati oltre, perché con le sospensioni semiattive il plus è raggiunto. Guardate che bel panorama che vi ho portato a vedere oggi. Peccato che non ci sono ancora le ginestre in fiore, perché qui sul Vesuvio manco da un anno. In realtà la caratteristica più bella sono proprio le ginestre in fiore, oltre agli autobus della EAF. Un pregio avere, guidare con queste sospensioni Showa semiattive. C'è tanta differenza tra i settaggi che puoi impostare tu a seconda, anche come abbiamo detto, del riding mode, ma ogni riding può essere insomma diversificato ed avere un assetto anteriore più rigido, medio o morbido. Stessa cosa al posteriore, dove abbiamo detto possiamo precaricare la molla. Naturalmente, essendo una sport tourer votata ai lunghi trasferimenti col passeggero e con le valigie, c'è bisogno magari di un precarico diverso, e lo possiamo fare tranquillamente dal comando. È un'esperienza molto interessante guidare con questo tipo di settaggio. Ti dà la possibilità di capire, di apprezzare le differenze da un setup ed un altro, e come ho detto più volte, dà poi anche la possibilità su una forcella tradizionale di andare a variare col giravitino o anche con la chiave per il precarico della molla, per capire le differenze, perché tu hai la possibilità di cambiarle facilmente con una sospensione semiattiva che la GX monta. Però poi questo ti dà l'idea di come si fa per andare a cercare la differenza rispetto alla moto che hai. Vabbè, questo è un discorso ampio che c'entra anche poco con la GX che stiamo provando oggi, e che vi ricordo potete provare anche voi, perché a Napoli Topomoto è il dealer di riferimento di Star Bikers per quanto riguarda Suzuki. A Corso Vittorio Emanuele c'è la GX in prova, le V-Strom, le GSX 8 R ed S, motociclette che da marzo fino a ottobre vi daranno la possibilità di entrare nel mondo Suzuki. Sono tutte esperienze che vi consiglio di fare, perché questi motori di ultima generazione, soprattutto i bicilindrici, sono molto interessanti da guidare. Hanno una navigazione lineare studiata ai bassi, ai medi, agli alti, e che veramente possono far divertire tanto. Tra l'altro, come ho detto, oggetto della prossima prova sarà proprio la 8R, la motocicletta che è arrivata nuda l'anno scorso e che abbiamo provato sempre grazie a Topomoto. Adesso c'è la possibilità di provarla in questa versione carenata. Chi ha già assaggiato le doti di questa moto in pista ha detto che è una moto molto divertente, che può dire la sua anche contro sportive di maggior cubatura, grazie a questa sicurezza ciclistica, questa leggerezza che la 8R offre, e sarà appunto oggetto di un nostro test. Per quanto riguarda un'altra notizia che voglio dare di Suzuki, ci sarà l'11 maggio questo Suzuki Fest a Misano. C'è la possibilità di andare con la propria moto, forse anche di provare, ma sicuramente sarà così, la gamma Suzuki 2024. Quindi segnatevi questo appuntamento in calendario, 11 maggio Suzuki Fest a Misano Adriatico. E allora, in autostrada la posizione a bordo è quella che predilige sicuramente le lunghe percorrenze, comodissimo, schiena dritta,
il giusto carico all'anteriore, grazie anche ai riser lunghi rispetto alla piastra superiore, mi fanno stare insomma con le braccia non in alto, alla giusta distanza, almeno quello che a me piace avere su una sport tour. La copertura è buona, devo dire, il plexiglass lo possiamo regolare più alto, lo si fa purtroppo non in marcia ma con credo un giravite, e lo si posiziona su 3 o 4 livelli di altezza. Questo è quello più basso, quindi se arriva qui mi dà tanto che riesco a scavallare il casco. Mani e spalle sono abbastanza coperte e anche le gambe, nonostante le abbiamo un po' aperte rispetto all'attacco sella serbatoio, che insomma è abbastanza largo. Quello che mi piace comunque è l'assoluta assenza di vibrazioni. Proviamo anche il cruise control, che si può utilizzare già dalla seconda marcia, prima ho visto. Allora, eccolo qua, 114, poi vai ad aumentare la velocità tenendo premuto il cursore per aumentarla a 120, quindi velocità codice, e ti godi la passeggiata senza stressare il polso destro. Ripeto, il cruise control si può attivare già dalla seconda marcia, anche a una velocità di insomma di 30-35 km/h. L'ho provato prima, funzionava, era fighissimo. 232 sono i chilogrammi di peso, era l'ultima cosa che volevo dire per quanto riguarda insomma la scheda tecnica di Suzuki GSX S1000GX. Però davvero io più utilizzo questa moto oggi, più apprezzo le doti di questa ciclistica e del cambio, che è un punto forza di questo motore, e come ho detto più volte proprio la linearità e il lavoro che si è fatto sull'erogazione di questo 4 cilindri, che può avere davvero tante anime. L'abbiamo visto, no? Sulla serie R, le sportive, sulla Katana e su anche questa crossover, che raggiunge forse il punto di maturità dal punto di vista proprio della lavorazione elettronica che è stata fatta intorno a questo propulsore. Tutto abbinato a questo baricentro ben studiato, sei dentro la moto, hai comunque il comando e una buona visuale anche in avanti, le caratteristiche che occorrono per essere una buona sport tourer. Dobbiamo vedere il passeggero. Il passeggero ha questa sella destinata non tanto larga, però è ben imbottita, e questi grossissimi maniglioni laterali che danno la possibilità di aggrapparsi. La moto naturalmente ha tanti optional, tanti accessori, ci sono le valigie che però sono comprese nei pacchetti Sporting e Touring, valigie in tinta naturalmente con le livree che state vedendo in questa immagine sulla scocca superiore, perché il resto è lasciato in plastica anche per cercare di attenuare eventuali graffi che possono insomma essere provocati col contatto, insomma anche salendo e scendendo dalla moto, perché no. Ecco la strumentazione della Suzuki GSX S1000GX, andiamo a vedere un po'. Allora, questi che vedete sono i riding mode A, B, C, quindi risposta più immediata con la A, intermedia con la B e soft con la C. Poi abbiamo la possibilità di andare a regolare qui il traction control, sono 7 livelli, eccoli qua, 7, vedi, poi va giù fino a disinserirlo. Facciamo su 4 che ci siamo trovati bene. E poi questo avviene per ogni riding mode può essere mutato. Qui ci sono le sospensioni, la forcella, quindi la risposta dell'affondamento più che altro e del ritorno li possiamo tenere su M, che è il livello medio, e poi c'è soft. Si è sentito un rumore, aspetta, guarda, vedi, si vanno a settare elettronicamente. E poi c'è hard, un altro rumore, non so se l'avete sentito. E poi c'è naturalmente l'opzione utente, ci dovrebbe essere, dov'era, eccola qua, che ci dà la possibilità insomma poi dopo di andare a regolare internamente tutto. E poi il precarico, eccolo qua, qui c'è solo pilota, ma naturalmente può essere regolato sulla valigia o anche sul passeggero, insomma valigia e passeggero, insomma. Da avere il precarico, infatti si sente la moto che si alza e si abbassa, non me la faccio vedere perché tanto me la sto dicendo questa cosa, si alza e si abbassa a seconda del settaggio che abbiamo imposto. Infatti adesso sento proprio che la molla si è alzata molto, perché col passeggero e con le valigie insomma il precarico è diverso rispetto ad avere soltanto la guida col pilota. E siamo anche alla conclusione di questa prova Suzuki GSX S1000GX. Il prezzo l'ho detto, sì, credo di sì, anche più volte, 17.600 euro, fraco concessionario.
più o meno in linea con i concorrenti, non sono tantissime in realtà. Prima ho detto che ce ne sono un bel po', forse a pensarci bene la scelta ricade forse su 4-5 moto, sì. E devo dire che, da non volendo fare altri nomi, il prezzo è più o meno in linea con questi competitor, se non forse al di sopra e al di sotto. Veramente poi ognuno escogita strategie commerciali appropriate. E nel caso della Suzuki GX1000 devo dire che per il contenuto e per il pacchetto che ci ha offerto io posso dire che siamo in linea. Poi si può arrivare naturalmente ad allestirla come meglio si crede, e sicuramente poi il prezzo lievita rispetto ai 17.600 euro. Comunque, per tutte queste informazioni vi consiglio di provare prima la moto da Topomoto. Vi ricordo al corso Vittorio Emanuele a Napoli, che vi darà la possibilità di provare questa moto e tutta un po' la gamma, no? Di Suzuki, con le V-Strom 800 e anche le GSX 8R ed 8S, che fino ad ottobre saranno a disposizione degli utenti. E poi naturalmente, se siete interessati, ci sono sempre grosse opportunità economiche che Topomoto offre, quindi fateci un pensierino, fate un passaggio. Bene, allora ho detto tutto. Mettete un like a questa clip, seguiteci sui social, starbikes.it, grazie anche al canale 8 se ci state guardando sulla nostra emittente televisiva, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo test. Ciao e buona moto a tutti!